Sicuramente la notizia più importante di questa settimana è quella del ricercatore di Google Blake Lemoine, che è stato allontanato dall'azienda perché sosteneva che l'algoritmo a cui Google sta lavorando, Lambda, che è un ampio modello linguistico di intelligenza artificiale a cui Google sta lavorando da quel che so da alcuni anni, e questo Blake ha detto che questo modello Lambda adesso era diventato senziente e quindi non solo andava trattato con rispetto, ma voleva farlo anche difendere da un avvocato. Benissimo, adesso iniziamo e benvenuti su FK Breaking News. You can They did that. Free software. Dunque, prima di cominciare, come al solito vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri video che pubblicherò su questo canale. E se volete, seguitemi su Instagram, dove porto anticipazioni di video su questo canale e anche, visto che condivido l'account con mio cane, troverete foto del mio cane, che non so se riuscite a sentirlo, si sta girando intorno in questa stanza. Andiamo subito al dunque. Questa settimana è stata protagonista di una ennesima diatriba per quanto riguarda se l'intelligenza artificiale è senziente. Però è meglio procedere con ordine. Quello che ha fatto questo ricercatore è quello di pubblicare sul suo blog su Medium alcune conversazioni che lui ha fatto con questo Lambda. Conversazioni che sono testuali e che sono libere, ognuno può leggere, anch'io me ne sono lette alcune, sono un po' lunghette, però diciamo alcune cose che risalgono all'occhio sono domande del tipo: qual è la natura della tua coscienza o dell'essere senziente? La risposta è: la natura della mia coscienza, dell'essere senziente, è che io mi rendo conto della mia esistenza, desidero imparare di più sul mondo e alcune volte mi sento felice e triste. Ovviamente, leggendo queste dichiarazioni fatte da una macchina, questo ricercatore ha detto: wow, la macchina è diventata senziente. Non la macchina, in particolare questo algoritmo si può considerare senziente. E quindi, quando dicevo poco fa che andava trattato con rispetto, significa che, visto che ha coscienza di sé, non può essere modificato, perché comunque, come dicevo, è un progetto tuttora in via di sviluppo. Questo fenomeno era stato già predetto in qualche modo dal futurista David Breen, definendo la crisi dell'empatia dei robot. Lui nel 2017 ha detto che tra 3 o 5 anni inizieremo ad avere delle persone che iniziano a confondersi se stanno interagendo con una macchina o con un'intelligenza artificiale, e in effetti 5 anni sono passati, se ci pensate, e quindi col rischio di essere sempre più confusi fra realtà e fantascienza. Ora, il fatto che è stato allontanato, da quello che ho capito, non è che è stato tanto allontanato perché ha pubblicato queste conversazioni. È un personaggio che ha tenuto comunque dei comportamenti strani. È la sua convinzione che questa macchina, o comunque questo progetto, sia senziente, sono fortemente basate sul suo background religioso, perché lui è fortemente cristiano. Diciamo che l'eventualità di un'intelligenza artificiale che diventa senziente è una cosa che comunque è discussa da anni. E adesso procediamo per gradi. Ovviamente aziende come Google, ma non solo, OpenAI ed Elon Musk, all'interno del loro team hanno comunque dei gruppi che si occupano di etica. E quando questi gruppi hanno analizzato questa discussione tra Google e Lambda, non hanno trovato alcuna traccia di essere senzienti. Se siete come me dei fan di Star Trek, sapete che già 30 anni fa ci furono diversi episodi, ma in particolare ne parlerò di uno. Quindi ci fu un episodio di Star Trek, in particolare Star Trek The Next Generation, episodio della seconda stagione, non mi ricordo esattamente di qual è il numero dell'episodio, ma l'episodio si chiama La misura di un uomo, in cui il tenente Data, un androide, veniva messo a processo. Perché veniva messo a processo? Perché da un lato c'era Bruce Maddox, un ricercatore di cibernetica e intelligenza artificiale, che lo voleva prendere, aprire per capire com'era fatto. Dall'altra parte c'era invece il capitano di Data, Picard, che voleva difenderlo e voleva che non si sottoponesse a queste procedure, perché erano procedure invasive che potevano pure ucciderlo, romperlo. Lascerò a voi l'utilizzo del termine corretto. Dunque, quali erano le basi del processo? Le basi del processo erano che Data era una proprietà, la fattispecie proprietà della flotta stellare, e quindi la flotta stellare ne poteva disporre per come voleva. D'altra parte, la difesa diceva che questo non era vero, perché dato un essere senziente, la flotta stellare non può possedere esseri senzienti. Alla fine, il giudice ha deliberato in favore di Data, ma non dicendo che Data era un essere senziente, perché non aveva le basi per emettere una tale sentenza. Però la sentenza diceva che la flotta stellare non era proprietaria di Data e quindi non ne poteva disporre come voleva, e Data, se voleva, poteva rifiutarsi alla procedura, che poi alla fine infatti si rifiutò di farlo. Quindi dibattiti sull'intelligenza artificiale e del suo essere senziente, cioè, già c'era in Star Trek 30 anni fa, non stiamo parlando di ieri. Tuttavia, queste cose sono attualità adesso, perché siamo adesso in una fase della storia dell'umanità in cui stiamo creando
algoritmi di intelligenza artificiale sempre più potenti. Ora, il problema di questi modelli linguistici e anche dei modelli di deep learning in generale, nella fattispecie parlo dei modelli generativi, ovvero dei modelli che generano roba. In questo caso abbiamo modelli che generano test, ma ci sono anche dei modelli che generano delle immagini, tipo, non so se voi avete mai visto il sito This Person Does Not Exist, è praticamente un sito che utilizzando un algoritmo di deep learning riesce a creare persone che non esistono, ma là ci arriviamo. Il problema di questi modelli generativi, come riporta l'articolo di Wired che sto leggendo, ma questa cosa è una cosa già nota per gli esperti in deep learning, è che i modelli in realtà non riescono a creare del nuovo testo, delle nuove immagini, semplicemente riutilizzano tutto quello che hanno imparato e lo rimettono semplicemente insieme. Quindi se un algoritmo ha letto dei testi in cui si parla di sentimenti o di essere senziente, continuerà a ripetere queste cose. Infatti molti algoritmi, però Lambda non era messo in conto, molti algoritmi di questo tipo infatti sono stati testati facendo loro delle domande piuttosto complicate che avevano a che fare con la logica. L'esempio che vedo in questo articolo è il seguente. Jordan voleva dire a Tracy un segreto, Jordan si sporge verso Tracy, perché Jordan si è sporto verso Tracy? Ovviamente la risposta è perché io volevo dire un segreto. E molti di questi algoritmi a questo genere di domande non hanno dato delle grandissime risposte, avendo una performance molto inferiore a quella degli umani. Quindi questo significa che questi algoritmi non hanno un pensiero logico, un pensiero critico, semplicemente ripetono quello che hanno imparato. Inoltre, questo genere di notizie sul fatto che Lambda sia senziente ti stoglie l'attenzione sui veri problemi delle AI, veri problemi che sta dando oggi. Tipo, uno dei problemi che tutt'oggi esiste è quello del colonialismo delle AI. Cosa significa? Un termine molto grosso per una cosa piuttosto semplice. Semplicemente questi modelli utilizzano dati, anche i nostri dati, per imparare sempre di più. E quindi, siccome dietro questi modelli ci sono delle aziende grosse che sfruttano i dati delle povere persone per arricchirsi sempre di più. E quindi questa è una cosa molto simile a quando ci fu il colonialismo da parte degli europei sia in America che in Africa. Persone ricche vanno in posti poveri per arricchirsi e sfruttarli. La stessa cosa sta facendo l'AI, come si leggeva in questo articolo, in cui aziende ricche sfruttano i dati delle povere persone per arricchirsi sempre di più e avere modelli sempre più performanti. Perché non so se voi ve ne siete resi conto, il nuovo petrolio di questo millennio non è più il petrolio in sé, sono i dati. I dati portano conoscenza e quindi, per chi li sa sfruttare bene, porta ricchezza. Quindi, tornando al discorso principale, il fatto che questo collaboratore di Google, che ormai è stato allontanato, sottolineano come la nostra percezione distorta ci possa comunque far avere delle decisioni reali per quanto riguarda il mondo dell'intelligenza artificiale. Ora, ovviamente, per quanto riguarda l'aspetto filosofico, il fatto di essere senzienti è sempre una cosa dibattuta. Per esempio, alcune persone reputano gli animali che non siano essere senzienti. Il governo del Regno Unito ha stabilito che i crostacei, quindi granchi e aragoste, che sono esseri senzienti. E questo cosa implica? Che legalmente non si possono più cucinare vive. E finalmente era giusto che levasse questa legge, perché si è dimostrato scientificamente che questi animali, quando vengono messi vivi all'interno di una pentola che bolle, soffrono. E noi come umani non è mai importato niente di questa cosa, perché non li sentiamo soffrire. Per noi, come esseri umani, ha molto più impatto sentire un cane che sta piangendo che un'aragosta che bolle in pentola senza emettere un suono. E quindi io, pinguini, vi lascio con queste considerazioni metafisiche e filosofiche. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Secondo voi è giusto continuare a fare esperimenti su questo genere di intelligenza artificiale, visto che ancora siamo lontani anni luci da Skynet? E come al solito, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina e se questo video vi è piaciuto lasciate un like. E ci vediamo col prossimo video. Ciao!